We have detected gravitational waves. We did it. We detected for the first time gravitational waves. L'annuncio storico arriva in tutto il mondo alle 16.30 ora italiana dell'11 febbraio 2016. Abbiamo visto le onde gravitazionali, in diretta dall'Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina in provincia di Pisa, a dare la notizia che rivoluzionerà l'approccio allo studio dell'universo è Fulvio Ricci, portavoce del progetto internazionale Virgo a cui l'Italia partecipa con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È lo stesso Ricci a spiegare cosa significa aver individuato per la prima volta l'evidenza delle onde gravitazionali. Abbiamo aperto una finestra nuova sull'universo invisibile, dice. Il primo segnale delle onde gravitazionali ad essere captato è stato generato dalla collisione di due buchi neri, collisione avvenuta 1 miliardo di anni fa. Lo strumento LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ha drizzato le antenne e lo ha catturato negli Stati Uniti il 14 settembre 2015, per poi riuscire ad interpretarlo grazie alla collaborazione con Virgo, rivelatore interferometrico di onde gravitazionali che si trova proprio a Cascina. Uno sforzo internazionale che spinge nella storia 100 tra fisici e ingegneri di 4 continenti che hanno lavorato gomito a gomito per dare una prova tangibile di quello che Albert Einstein aveva previsto già un secolo fa. Il geniale scienziato aveva teorizzato l'esistenza delle onde gravitazionali nella sua teoria della relatività, pubblicata il 2 dicembre del 1915.